Allora, buonasera a tutti e grazie sempre dell'invito a Paolo e a Medicina Democratica. Niente, noi l'esperienza di Terra dei Fuochi, poi ci siamo accorti nel tempo che era l'esperienza un po' di tutto il nostro paese. Andando in giro per l'Italia abbiamo scoperto, come diceva prima Miriam, che la Terra dei Fuochi non esisteva solo in Campania, ma esisteva un po' in tutta Italia, in ben 19 regioni d'Italia. Quindi questo ci fa capire come questo tipo di economia, come questo, tra virgolette, modello di sviluppo ci porta ad una morte certa, vuol dire questa è la verità. Vedete, oggi noi, io leggevo prima le direttive dell'Europa per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, ma si continua a parlare solo ed esclusivamente di rifiuti urbani, che è sicuramente qualcosa di importante, ma si dimentica il vero problema. Forse puntualmente il problema sono i rifiuti industriali e noi che ci prendiamo in giro. Quindi perché il rifiuto urbano sicuramente va regolamentato nella maniera giusta, ma ancora oggi né in Italia né in Europa ci sono norme adeguate che possono in qualche modo influenzare in maniera positiva il flusso dei rifiuti industriali. Il problema è questo. Terra dei Fuochi esiste per questo motivo. Allora, mentre noi abbiamo la regione Lombardia, che in qualche modo viene ritenuta giustamente una delle regioni più inquinate d'Europa, ma fondamentalmente perché lì esiste un circuito industriale che inquina, noi abbiamo là un'industria pesante che inquina, e non lo diciamo noi, lo dicono i dati, nei quali la nostra Terra dei Fuochi si trova in un momento, in una situazione proprio diversa, perché non esiste, diciamo, un'industria che inquina, ma mentre lì c'è pane e morte, ecco questo binomio, qui c'è solo morte, perché noi ci siamo trovati i rifiuti di quella roba lì, di quell'indotto lì, ovviamente anche qui spesso le nostre campagne. Quindi tutte le emergenze di rifiuti che sono nate qui in Campania, che erano ovviamente emergenze di rifiuti che partivano dalla gestione dei rifiuti urbani, perciò dico, ma era voluta quella cosa, servivano semplicemente per aprire il nuovo varco, cioè doveva in qualche modo servire al vero business, che era lo smaltimento dei rifiuti industriali. Dice bene Miriam quando parlava della resina, cioè tutto questo era tutto legale. Allora questo ci fa pensare che spesso la legalità non viaggia con la giustizia, quindi oggi forse è meglio, prima di parlare di legalità, parliamo di giustizia. Questo è il problema. Allora, per ritornare ai rifiuti industriali, ecco, vedete, c'è un dato, ma tutti i dati che vengono pubblicati su ISPRA ogni anno, voi vedete che ci sono in qualche modo, questa verità viene in qualche modo proprio sottoscritta, la leggete tra le righe, perché se il rifiuto urbano oggi in Italia, parliamo che la produzione è di 33 milioni di tonnellate, e bene o male questo dato è un dato veritiero, perché esce dai dati che rilasciano i comuni, perché in qualche modo la filiera viene controllata sotto questo aspetto. Anzi, dico di più, che i 33 milioni di tonnellate sicuramente sono anche un pochino gonfiati, perché sapete bene che l'umido lo paghiamo noi, quindi quando questa roba poi arriva negli impianti la pesata viene un poco gonfiata. Per un altro motivo, ecco, parlando un pochino della gestione dei rifiuti urbani, nessun paese, almeno dalle nostre parti, e diciamo all'indirizzo della pesata, per dire, per parlare in termini molto ecco, della tariffa puntuale. Cioè, in effetti noi abbiamo già su questo un grosso problema. Cioè nessun comune, ogni comune dovrebbe alla fine del ciclo dei compattatori nei paesi, ogni fine giornata, avere la possibilità di poterlo pesare lì sul comune. Invece no, queste pesate arrivano da quando arrivano negli impianti, negli stili. Quindi potete capire che quando si tratta di umide, cioè viene leggermente delicata questa cosa, perché noi paghiamo noi. E poi andiamo di 33 milioni di tonnellate, ma pensate che i rifiuti industriali, quello certificato, sono 134 milioni di tonnellate, e questo viene fuori da un modello MUD, che ovviamente è un'autocertificazione, una sorta di autocertificazione, quindi significa che nessuno va a controllare quello industriale se in qualche modo ha dichiarato il giusto e il falso. Quindi già questa cosa ci fa pensare che sicuramente, dato il trattamento, lo smaltimento dei rifiuti industriali è qualcosa che è costosa, questi delinquenti, per risparmiare in qualche modo, insomma, possono sicuramente dichiarare
cioè cifre inferiori. E nonostante che stiamo parlando già di una cifra abbastanza consistente rispetto alla differenza tra il rifiuto urbano, e pensate, la Guardia di Finanza, con i controlli che ha fatto sull'industria nera, ha certificato circa 26 milioni di tonnellate di rifiuti industriali, quindi stiamo parlando di 133 milioni più 26 milioni di tonnellate, vedete a quanto stiamo. Ma queste sono sempre cifre in difetto, se mi consentite, cioè, nel senso che la cifra è sicuramente molto più alta, perché non è che è stata mappata tutto ridotto a nero, vedete. Allora, già questa cifra qua vi dà l'idea di che cosa stiamo parlando. Quindi il problema di rifiuti industriali, che ancora oggi in Italia e in Europa non c'è una legge, una norma, che cerca di regolamentare questi flussi. C'è una serie di norme, ma non una legge che cerca di regolamentare questa cosa. Noi l'abbiamo chiesto anche in Europa. Cioè, però purtroppo c'è una vecchia convenzione, che è la convenzione di Ginevra dell'89, che cerca di dare qualche metodo delle norme e delle regole, ma sono del tutto alcune insufficienti. Quindi vedete, tre dei fuochi qua e sono morti, perché ci siamo trovati questi rifiuti. Le discariche sono state aperte, ampliate, ovviamente perché bisognava avere, dovevano ricevere in una maniera legale o occulta anche i rifiuti industriali, tant'è vero che Giuliano, la venda del RI, ci sono 6 milioni di tonnellate di balle. Nessun impianto, ecco, si fa fatica a portarli negli impianti d'Europa per il trattamento, perché ogni volta che li caratterizzano c'è un problema. Ecco, vedete, quindi già sta storia la dice lunga. Poi abbiamo gli intombamenti, cioè noi nel nostro terra abbiamo ovviamente milioni e milioni di tonnellate sversate, perché tutto questo noi riteniamo che sia accaduto, sia partita già durante il periodo della ricostruzione del terremoto dell'80. Dove qui tante cave sono state attenzionate dallo smaltimento dei rifiuti, molte cave sono nate perché serviva la pozzolana per ricostruire, e poi sono state ovviamente dagli stessi soggetti che lavoravano nella ricostruzione, che erano ovviamente in malaffare, la politica, la camorra, cioè hanno pensato bene di riempire queste cave con questi rifiuti pericolosi. Quindi ci siamo trovati in alcune aree le falde in cui hanno. E il problema è proprio questo, che ancora oggi, nonostante tutto, l'atteggiamento criminale di chi governa, ecco perché noi pensiamo che sia arrivato al punto di iniziare a sostituire i decisori politici, perché non ci rappresentano affatto, cioè l'atteggiamento criminale è quello che si continua a negare, e si tenta anche la strada della falsa scienza per negare ovviamente le evidenze. Perché quando si dice che qui c'è cioè, Terra dei Fuochi è una fake news, chi lo dice? E sono un criminale, per consentirvi, perché nascondendo questa verità non si tiene ovviamente conto di quello che sta accadendo in questa terra. Allora è un dato, e voi ve lo insegnate perché siete tutti medici, che in questa terra, e lo dicono i dati, vedete, noi tra altre cose, dopo faccio un passaggio su quello che noi stiamo cercando di fare, lo dicono i dati che gli stessi medici di base tirano fuori, perché molti di voi sanno che al di là della struttura scientifica di un progetto, noi dobbiamo fare la fotografia di un territorio. E chi è che magari il primo, la prima sentinella che sul territorio ha questa fotografia? Il medico di base. Il mio medico sa benissimo che cosa c'ho, anche se dopo vado dallo specialista a farmi delle visite, sa bene io che cosa c'ho. Ovviamente i suoi 1500 pazienti, lui ha una fotografia precisa. Allora noi diciamo una cosa molto semplice, ma scusate, perché non si mettono in rete questi dati di questi medici? Quando vogliamo avere, voglio dire, in qualche modo questa validità scientifica, a noi non ci interessa, noi vogliamo capire realmente come stanno le cose. Vedete, allora, invece di fare questo, che magari questo potrebbe essere pure a costo zero, perché i database dei medici ce l'hanno tutti, quindi basterebbe un click, metterli ovviamente in rete, e si ha magari la fotografia di tutto quel territorio, di tutta quell'ASL, di tutta quella zona, per capire che cosa si muove e la gente di cosa si ammala, e magari puoi iniziare a capire perché. Vedete, dei medici l'hanno fatto, allora c'è stata un'esperienza etica, che tu conosci bene anche tu, praticamente dei medici di Casoria, che cosa hanno fatto? Hanno messo in rete questi dati, questi medici di Casoria hanno messo in rete ognuno i dati che aveva nel proprio, diciamo, dei propri pazienti. Hanno messo giù una struttura, uno studio, e hanno scoperto che cosa? Che in una zona particolare del paese c'era un aumento esponenziale di tumori alla vescica. È un dato, dice, com'è possibile questa
Qual è la causa? Sicuramente non è lo stile di vita, perché uno in quel paese mangia uguale sia al centro del paese e sia nelle periferie. Hanno scoperto che geolocalizzando quell'area c'era un problema sulla falda, cioè quella falda era inquinata perché c'era una vecchia discarica interrata. E da una parte del paese, in quella che lì si serviva di acqua di falda, hanno scoperto che il problema era quello. Hanno rimosso, ovviamente, prevenzione primaria, hanno rimosso quella discarica, ovviamente adesso stanno cercando di intervenire sui pazienti per cercare in qualche modo di limitare il danno. Vedete, questa è una cosa a costo zero, una cosa che la sanità campana o di altre regioni non dovrebbero spendere un euro. E non è possibile che si continui a spendere milioni e milioni e milioni, ovviamente, di euro per dimostrare niente, come è successo qui in Campania. In Campania milioni di euro, perché ovviamente noi ci siamo ribellati a questa cosa, abbiamo detto vogliamo la verità, hanno messo giù questo progetto SPES per fare che cosa? Cioè per non far tirare fuori niente, perché voglio dire alla fine, cioè sostanzialmente non si conoscono ancora le aree realmente inquinate, sono poche rispetto a quello che è Terra dei Fuochi, perché Terra dei Fuochi, pensate, nel lontano 2003 era un'area circoscritta a Marigliano, a Cerra e Nola, il famoso triangolo della morte, che usciva fuori da uno studio di Legambiente nel 2013, uno studio fatto sulle ecomafie di Legambiente, e si circoscriveva lì. Poi negli anni abbiamo scoperto che in effetti questa terra di fuoco aveva un limite molto più ampio, per poi oggi dire probabilmente non c'è limite, perché oggi scopriamo che terra di fuoco in Campania coinvolge 2 milioni e mezzo di campani. Noi siamo 5.800.000 abitanti, quindi pensate, la metà dei cittadini campani vivono in terra dei fuochi, e pensiamo che se andiamo oltre le indagini scopriamo altre terre dei fuochi. Si è scoperta fino anche nel Vesuvio tutto questo, avete visto l'anno scorso gli incendi, che cosa hanno tirato fuori, e non solo, gli scavi che sono stati fatti, cioè lì in quell'area, in pieno parco nazionale del Vesuvio, dove questi delinquenti, sempre in una maniera anche legale, sversavano in queste cave. Vedete, allora oggi qua c'è un problema, c'è un problema di giustizia innanzitutto. E i cittadini consapevoli fanno paura, ecco perché oggi è importante stare insieme. Oggi è importante che i cittadini, la comunità, si faccia rete con i medici, perché i medici, credo che io sono convinto, noi siamo convinti, sono quelli là che immediatamente possono dare subito, cioè capire bene che cosa sta funzionando. Però purtroppo, perdonatemi, oggi abbiamo fino ad oggi avuto una classe medica molto asservita al potere, perché purtroppo sapete bene come funziona, molto meglio di me. Quindi avere medici, avere medicina democratica in questo percorso, che cerca di tirare fuori la verità e di mettere in rete tutto con le comunità, con i cittadini, credo che sia una cosa importantissima, fondamentale, lavorare insieme. Questo è il problema vero. Vedete, noi andiamo a dire che in qualche modo abbiamo, cioè logico, guarda, la gente ci dovrebbe veramente ringraziare per quello che facciamo, perché io mi ricordo che un po' di anni fa noi eravamo pochissimi, quando gridavamo e quando qualcuno andavamo a fare qualche denuncia venivamo presi pure un pochino a sberleffo, che noi non avevamo niente da fare, andavamo a fare queste foto e questi filmati. Però poi nel tempo abbiamo scoperto che insistere, cioè significava in qualche modo dare un servizio alla comunità, significava amare la nostra terra, perché tutto questo noi facciamo perché amiamo la nostra terra. E siamo arrivati oggi che quei pochi di allora, di 15 anni fa, 20 anni fa, oggi siamo in tanti. Vedete, prima veniva in qualche modo annunciata, si parlava delle 120.000 persone qui a Napoli. È un dato vero, perché se c'è stata la legge sulla terra dei fuochi, ed è vera questa cosa qui, è stata perché in questo territorio nel 2012-2013 la gente è scesa in piazza stanca delle morti che non si dovevano dare risposta, perché la gente si pone delle domande e quando non si riescono a dare risposte scende in campo. E la legge è arrivata, una legge del tutto che non ha risolto il problema, perché qua dobbiamo andare a monte, vedete? Però ha dichiarato legittimato uno status, terra dei fuochi per lo Stato non esisteva fino al 2013, arriva la legge che lo legittima, esiste. Oggi esiste una legge sugli ecoreati, ma grazie all'impegno di tanti cittadini, di tanti attivisti,
che ci hanno rimesso ovviamente in qualche modo l'impegno, ci hanno rimesso insomma il tempo e in molti casi la salute, ma non soltanto qui in Campania, nel Veneto, nel Trentino, nel Piemonte, in Sardegna, in Sicilia, in Puglia, in Calabria. È un popolo che si muove, si vede meglio. Noi saremo una moltitudine, ma lo saremo presto, perché già lo siamo. E questa è la cosa che ci deve far riflettere, significa che insistere e continuare paga. La lotta paga sempre, non c'è niente da fare. Io voglio dire proprio questo, prima si parlava di agricoltura e c'è sempre una risposta alle tante bugie che ci dicono. C'è sempre. Ogni volta che ci dicono una bugia noi andiamo a verificare, perché siamo quelli là che vanno a mettere il naso dappertutto. Ebbene, abbiamo scoperto che qui in Campania ci hanno accusato di aver azzerato la nostra economia, il nostro PIL. All'improvviso i nostri governanti si rendono conto, scoprono l'agricoltura quando hanno scempiato e devastato il nostro territorio con le zone ASI, hanno sperperato miliardi di euro pubblici, cioè di soldi, di lire in passato per queste grandi aree industriali, per poi scoprire arriva l'industriale di turno, speula, mette l'industria, devasta, chiude, se ne va e noi ci troviamo un territorio totalmente scempiato. Ecco, adesso scoprono che noi il nostro PIL è dell'agricoltura, ma questa è una cosa veramente vergognosa e indegna. Voi non avete mai pensato veramente a che cosa erano le risorse dei territori, voi siete sempre passati sopra la testa delle comunità, avete sempre deciso che cosa dovesse questo territorio, non ci avete mai fatto decidere noi che cosa era il nostro territorio. Certo, è un territorio a vocazione agricola, ma se ne sono sempre legati. E lo dimostra il fatto che quando non siete parlati di terra dei fuochi a livello mediatico, io porto questo paragone, lo dicevo prima, alle nostre amiche le mamme di Menafro, cioè 2000, un dato ufficiale, vedete, 2000-2010, noi in Campania abbiamo perso il 42% delle piccole e medie aziende agricole. Scusatemi, la piccola e media azienda agricola è quella che salva l'eccellenza, è quella che tutela l'eccellenza, è quella che non è la monocultura, tutela la biodiversità e ci dà una direzione al cibo sano. E perché si è perso? Perché le vostre politiche scellerate di devastazione sono totalmente assoggettate al fenomeno della globalizzazione, che rispondono a quei principi, ai principi della globalizzazione e della grande distribuzione, dove ovviamente il pomodoro del Vesuvio deve essere prodotto in Romania, perché oppure nel Canada. Quello è il problema. E quindi noi ovviamente vengono scempiate le nostre terre, devastate, le eccellenze vanno a puttane, nel senso che non esistono più, i nostri territori saranno, ecco, la desertificazione. Questo è, così funziona. Un'economia che non è assolutamente sostenibile. Questo è il problema. Allora vedete, noi ci stiamo attrezzando su tante cose. E la cosa importante è che abbiamo messo in rete, stiamo cercando di mettere in rete tutte le conoscenze e i comitati che stanno in tutta Italia. Ovviamente abbiamo questa, anche adesso parliamo di medicina democratica, parliamo con i medici, noi dal basso abbiamo cercato, stiamo cercando di fare un progetto con il professor Giordano, l'oncologo napoletano che sta in America, che c'è il centro di ricerca a Filadelfia, per cercare in qualche modo di trovare una sorta di correlazione all'inquinamento ambientale con il sorgere di queste malattie. Stiamo facendo dei test ossicologici che sapete bene che non sono contemplati nei LEA e che hanno un costo. Stiamo facendo delle diciamo raccolta fondi dal basso con una serie di iniziative, perché il professor Giordano non prende soldi per lo studio, lo fa in forma gratuita, però i soldi servono per fare i test alle persone ammalate e noi dimostreremo dal basso con uno studio totalmente autonomo, dove non ci saranno pressioni politiche, voglio dire, e indicazioni dall'alto, dimostreremo dal basso che c'è una correlazione tra questo aumento esponenziale di malattie leucemiche e tumorali nel nostro paese. Voi me lo insegnate, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il 90% dell'aumento di queste malattie è dovuto all'inquinamento ambientale, quindi ci muoviamo in questa direzione. Per dimostrare questo, e quindi abbiamo bisogno delle conoscenze, dei saperi, dell'aiuto dei medici. Questa è la verità.
Ovviamente tutto questo qualche anno fa era impossibile, oggi sta diventando una realtà. Vedete, questo è il muoversi di oggi, è il nostro fare. Abbiamo scoperto che ci sono state delle leggi del tutto disattese. Da chi dobbiamo osservarle? Ad ottobre scorso abbiamo denunciato e diffidato 25 comuni perché inadempienti. Stanno iniziando a tremare perché hanno di fronte una comunità consapevole, sul serio. E vedete perché è importante partecipare a queste cose, con voi medici, perché i saperi bisogna divulgarli, bisogna contagiare i saperi, perché i saperi fanno in qualche modo crescere la consapevolezza, smuovono le coscienze delle persone. Questo è, oggi è un dato, la gente non si gira più dall'altra parte, almeno in parte. Pensate che in questa regione in 3 mesi i cittadini comuni hanno segnalato 2.000 sversamenti, 2.000 segnalazioni, ma non gente collegata alle attività, ecco, ma in qualche modo gente che è comune, non ai comitati. Io chiudo qui perché devo parlare anche altre persone per dire, crediamoci, noi siamo dei sognatori da sempre. Noi guardiamo le cime delle montagne semplicemente perché pensiamo che quello è un gradino per toccare il cielo. Vedete, noi ci crediamo che un mondo possibile è diverso. Crediamoci tutti quanti noi, grazie. Grazie a tutti. Per completare il quadro della Terra dei Fuochi facciamo fare un breve intervento all'avvocato senatore che ha condotto delle cause in quel settore. Intervento perché tutti i due interventi mi hanno colpito perché in effetti sono stato parte in questi processi, soprattutto riguarda la questione della Resit, di Cipriano Chianese e ancora, prima ancora, io ero difensore in campo e anche consapevole di Nunzio Ferrella. Nunzio Ferrella, come sapete, è uno degli ultimi che ha fatto scoppiare il caso di De Luca con una denuncia che lascia un po' una serie di dubbi. Io ho conosciuto questo soggetto e l'ho difeso fino a quando non ha iniziato la sua collaborazione di Ferrella. E attraverso Nunzio Ferrella, per mie attività professionali, ho in quegli anni conosciuto tutto un sistema di rifiuti, come avvenivano, come venivano smaltiti. Ovviamente in quella fase, ero un giovane, non avevo capito fino in fondo quali erano i meccanismi. Successivamente, poi di qui mi ricollego con Casoria, ho fatto l'assessore alla limpezza urbana a Casoria per 3 anni e vi dico poi con quali risultati. Nunzio Ferrella e gli altri erano complici, soprattutto i casalesi, unitamente a una grande industria americana di smaltimento che era la Western Management. E con Nunzio Ferrella io mi sono recato lì a Como, vicino Pereazzo, per una serie di smaltimenti di rifiuti. Ebbene, il problema fondamentale è quello dei rifiuti tossici, ma quindi i rifiuti industriali, per questo poi abbiamo fatto anche con Fulvio Aurora un grosso processo lì a Bari, e il processo si è concluso in questa fase negativamente per le varie parti civili, perché c'è questo come considerazione, apro una parentesi, quando si affrontano i processi dall'altra parte ci sono competenze particolari, ci sono docenti universitari che prestano, voglio dire, l'ausilio agli imputati ed è difficile riuscire per altre ragioni a spuntarla anche sul piano procedimentale e quindi è difficile vedere condannati dei soggetti perché laddove c'è danaro ci sono competenze e c'è ausilio anche di consulenti che si prestano a smantellare i vari procedimenti portano avanti dei pubblici ministeri coraggiosi, ma che sono in difficoltà sia di denaro, sia di competenze, sia di ausilio, sia di una serie di soggetti. Allora, per esempio, qui si è parlato anche
uno dei primi episodi chiari del Paese, mi riferisco poi alla situazione sul Casone, del perché, è stata la replica di Cirie di tanti anni fa. Cioè si vedeva, questa replica di Cirie era un'industria di coloranti e quindi anche di vernici eccetera. Una buona parte dei lavoratori, credo fosse addirittura il 60-70%, venivano colpiti dopo un po' di tempo di cancro alla vescica. E in quel caso il sistema dei coloranti, quelli metalli pesanti, erano chiaramente e palesemente in relazione con l'attività fatta. Cioè l'organo bersaglio in quel caso facilmente si individuò che era la vescica. E però anche in quel caso, ovviamente, si cominciava a capire che chiaramente l'uso di determinate sostanze era decisamente negativo e quindi direttamente in contatto con delle patologie. Terra dei fuochi, resit di Giuliano. In quella altro conosciuto Cipriano Milanese, pensavo che fosse una persona all'epoca diversa, tant'è vero che ebbi anche la sfortuna di dedicargli un libro sui rifiuti fatti da un notaio che era molto bravo e comunque era di origine completamente diversa. E quando si è trattato di intervenire nella grande crisi dei rifiuti di Napoli, io proposi all'epoca era commissario Paolucci, proposi l'utilizzo della cava della resina, con il fatto che non solamente bisognava mettere i carabinieri a controllare la discarica, ma bisognava mettere addirittura le telecamere sui carabinieri che controllavano la discarica, perché a quel punto era chiaro che questi soggetti agivano in base a una legge maledetta. Qual era la legge maledetta? La legge è quella del 93, che in effetti ha concentrato tutte le attività di smaltimento con la creazione dei vari consorzi. Ma il problema non è tanto nello smaltimento, perché bastava la volontà politica, vale a dire una volontà espressa in termini regionali, laddove si doveva dire la raccolta e lo smaltimento, e non solo lo smaltimento, di tutti i tipi di rifiuti devono essere pubblici. Allora, se si fosse incontrato un camion, come ce n'erano allora che giravano per tutta l'Italia, con un camion dei rifiuti che proveniva dal nord e andava alla discarica Resit oppure a un'altra discarica pubblica, proprio questo è il precedente del fatto, bisognava fermarlo e che porta un po', ma tu che porti? Di tutti i tipi di rifiuti. Quindi non era possibile che, per esempio, per quanto riguarda il caucciù di smaltimento, le rotte di gomma, per anni sono state lungo il litorale alla strada che porta a Mondragone, da Castelfortuna, per anni, cumuli di pellicole. Non solo, ma voglio dire i rifiuti residui, gli oli pericolosi, l'amianto, anche sull'amianto. Certo, è vero. Ci sono fari, non si sa mai che cifre poi in questi casi scoprono sempre dietro l'anno, 70 milioni di tonnellate di amianto. Ma voi sapete che ci sono una serie di aziende private che per smaltire l'amianto o semplicemente il mando di un terrazzo chiedono soldi in quantità? E allora il costo di queste attività di smaltimento ricade sempre sui privati. Gli utili invece ancora una volta, sui privati cittadini, gli utili ancora una volta. Sulle queste aziende solite, quindi il consorzio del legno, il consorzio del... Non va, perché io ritengo che tutte queste privatizzazioni nascoste portano in sé il germe della corruzione e della non volontà di disinquinare. Mi riferisco a Casone, il fatto l'assessore della Intesa Urbana, la località in cui si parla, è una località cantarina. Bene, io non è che per prendermi i meriti, ma io ho creato la prima società pubblica di raccolta di rifiuti. Questa società, ovviamente poi i politici passano, io non ero nemmeno di Casone, ovviamente c'è ancora, ma la lotta che si è dovuto fare con il privato che sul territorio di Casone arriva alla raccolta dei rifiuti privati è stata notevole, perché ovviamente chi lì in località credo di aver individuato, ma sia pure non mi interessa più di Casone da qualche ventennio purtroppo, è la località probabilmente Cantarello, che sta al limite tra Casone e la Tragona.
lì il privato e il comune ha consentito di affittare uno spazio di circa 8-9.000 metri per fare il deposito dei rifiuti. I rifiuti non era assolutamente concepibile, perché quando poi le discariche sono state molte volte chiuse, limitate da Rufino a quella di Giuliano, eccetera, e alcuni comuni hanno pensato di utilizzare malamente il territorio locale per arrivare a smaltire a più non posso, cioè a depositare. E il costo di questi territori ha inciso sulla collettività in maniera drammatica. Cioè era preferibile che un comune acquistasse immediatamente un ettaro o due ettari di terreno e non che li lasciasse invece affittare dal comune stesso con dei costi dove dico esorbitanti. Allora, potrei dire tante cose su questi rifiuti, per esempio, come a Giuliano, io difendevo molti anni fa un agricoltore, portava anche albicocche, sia le albicocche sia i peschetti e soprattutto le mele del giulianese erano prodotti di prima qualità. Ebbene, a un certo punto io facevo una causa per uno che stava esattamente vicino alla località Cainati, dove c'era una discarica, vi faccio i nomi perché sono noti, il Liano. Questa discarica, la causa che all'epoca io feci, era quella di ridurre la sezione che era perpendicolo e invece la discarica, il vuoto, questa discarica, non era discarica, era una cavità, in località che era grandissima, doveva essere fatta per degradazione, per impedire che il costone a perpendicolo che causasse danni all'interno della. A un certo punto il contadino venne da me e teneva guardato una bella casa agricola addirittura esposta a mezzogiorno per la sera, insomma era notte e giorno, quindi vi dico prodotti agricoli di qualità. Mi sono io trovato l'accordo con uno che era poi di questi incriminati, si chiamava Gino Alma, a sua volta titolare di una di queste aziende di discariche. Questo edificio lo circondava, sapete come si fa con le torte per rendere le fette così proporzionalmente giuste, e lasciavano solamente il palazzetto, ma tutto intorno era facile il paio con la località. Ovviamente lì questi camorristi pagarono, credo fosse 150 milioni di lire, ottennero il territorio, lo riempirono e lo ricoprirono. E quelle peste che non ho mai preso più niente, cioè voglio dire, per di questi fatti noi pubblici cittadini abbiamo avuto anche delle responsabilità, come le responsabilità li hanno avuti i politici, e ancora oggi però non solamente in questione dei politici locali, perché all'epoca io mi sono accorto che per esempio c'era un dirigente, faccio il nome tanto non ho paura di niente, Mascazzini, era un delinquente ed era uno che aveva rapporti con i personaggi della Camorra e anche comunque l'imprenditore di Casoria, che necessariamente voleva creare la società dei rifiuti unitamente ai comuni. E allora mi dice, ma come è possibile? Cioè la Camorra a questo punto entra in società con gli enti locali e per prendersi, perché il sistema di composizione delle società prevedeva il 49% all'amministratore e il 51% ai comuni. Ma i comuni non contavano, i comuni intendevano, qui grave errore, piazzare solamente i vari personaggi per il lavoro, e qui creavano i garanzoni. Ma questo non è possibile, e la protezione che davano, avevano sul piano normativo, lo avevano anche in Europa, con la scusa che il concetto della libertà della circolazione delle aziende, senza divieto di concorrenza, fregavano, ma noi avevamo bisogno esattamente di un controllo che fosse rigidamente pubblico e soprattutto avevamo bisogno di politici che avessero un solo programma. Ripeto, basterà una sola legge, la raccolta e lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti devono essere pubblici. Grazie all'onorevole senatore. Adesso